Erano state condannate per mafia, omicidio o arrestate per associazione a delinquere e traffico di droga. Eppure percepivano tutti il reddito di cittadinanza. A scoprirle è stata la Guardia di Finanza, che a Ferrara ha denunciato in tutto 17 persone, fra cui 12 stranieri. Avete capito bene, mentre lo Stato non dà un euro all'attività e ai professionisti messi in ginocchio dalla pandemia, continua a pagare un sussidio mensile a questi delinquenti. In tutto sono stati individuati 24 nuclei familiari che a vero titolo hanno richiesto il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti. 5 non potevano chiederlo per condanne e pendenze penali, come prevede la norma. Soltanto loro in circa 2 anni hanno percepito oltre 40.000 euro che non gli spettavano, date a loro e non indirizzate alle categorie devastate dall'emergenza coronavirus. Tutto perché hanno dichiarato falsamente di avere la fedina pedale pulita. Altri 12 extracomunitari avevano mentito dichiarando di vivere in Italia da lungo periodo. Hanno falsamente autocertificato percependo sussidi mensili da 500 a 700 euro. Ecco dove vanno a finire i soldi, altro che reddito di cittadinanza. Questa è una truffa contro le persone che lavorano. È la festa dell'ingiustizia.